Benvenuti ai telespettatori di Solo Fra Oggi Web TG, questa è la nostra edizione di aprile 2014 e partiamo subito con le notizie da comprensorio. Mercoledì 2 aprile, la squadra dei vigili del fuoco di Montella è dovuta intervenire sul Monte Terminio, in località Ripa della Falconara, per il soccorso ad un uomo di 54 anni, originario di Striano, ma residente a Solofra, che si è gettato nel vuoto. Giunti sul posto, i vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri, vigili urbani e personale del 118, hanno recuperato il corpo senza vita dell'uomo. Venerdì 4 aprile. Il comitato No al parcheggio muove i suoi primi passi. Nella serata di ieri, al centro sociale in via Merito a Solofra, si sono ritrovati rappresentanti delle associazioni, tecnici, cittadini per aprire un confronto sulla realizzazione del parcheggio interrato in piazza Marello che l'amministrazione comunale vuole mettere in cantiere. L'intervento, che non piace ai componenti del comitato, preoccupati dell'impatto ambientale dell'opera in un'area in pieno centro dove esiste una scuola, un centro sportivo e numerose abitazioni. Da qui dunque la decisione di presentare al Comune una richiesta d'accesso agli atti per conoscere i dettagli del progetto. Lunedì 7 aprile. Lite in famiglia alla frazione Borgo di Montoro per motivi futili. 10 le persone che hanno dovuto fare ricorso alle cure dei medici. Dalle parole si è presto passati ai fatti e nella contesa sono spuntate anche pietre e bastoni. Sul posto sono intervenute 3 pattuglie dei carabinieri e 2 ambulanze. I contendenti sono stati trasportati in parte al pronto soccorso dell'ospedale Landolfi di Solofra ed in parte al fucito di Mercato San Severino. I carabinieri alla fine hanno identificato 12 persone. Martedì 8 aprile. Terremoto giudiziario a Solofra. Nei giorni scorsi sono stati notificati 122 avvisi di conclusione delle indagini ad altrettanti indagati. Una lunga attività di indagine che ha investito l'amministrazione Guarino e che copre gli anni dal 2008 al 2012. I reati contestati ai 122 indagati vanno dalla corruzione alla concussione all'abuso di ufficio alla falsità ideologica commessa da persone esercenti un'attività di pubblica necessità. Mercoledì 9 aprile. Furto nel bar di Piazza Pironti a Piano. I ladri sono entrati nell'esercizio commerciale del centro ed hanno scassinato le gettoniere delle slot. Il bottino ammonta all'incirca 1.000 euro. Dopo aver preso quello che volevano, si sono allontanati. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri della stazione cittadina. Giovedì 10 aprile. 10.000 euro per il tiglio monumentale del soccorso a Solofra. Si tratta di eseguire la potatura di risanamento, la valutazione ed analisi della caria interna del tiglio. In maniera complessiva sono stati impiegati per i lavori sulla pianta circa 10.000 euro. Andranno inoltre effettuati prelievi per l'individuazione delle specie fungine presenti e si dovrà valutare lo stato interno del legno. Venerdì 11 aprile. Un uomo è stato arrestato dai militari del comando provinciale di Avellino. È accaduto a Serino, dove un sessantenne di origine lucana ma residente nell'hinterland salernitano è stato sorpreso in possesso di 31 capi di bestiame asportati da un ovile di sorbo serpico. La successiva ispezione effettuata sul mezzo ha portato alla luce ben 31 ovini, prevalentemente agnelli e agnelloni, in precarie condizioni igieniche. Per il sessantenne sono scattate le manette ai polsi. Venerdì 11 aprile. Raid vandalico al cimitero di Borgo. Nella notte, ignoti si sono introdotti nel camposanto ed hanno fatto incetta di portalampade e portafiori in rame. I ladri hanno anche danneggiato delle lapidi in marmo pur di asportarvi fermi di bronzo che vengono utilizzati per bloccarle. Il fatto è stato denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Lunedì 14 aprile. È andato all'artista solofrano Raffaele Bonadias il primo premio del concorso di pittura Una mano di colore per l'hospice. La sua opera, La gioia della vita, ha catturato l'attenzione e gli apprezzamenti della giuria tecnica. Al secondo posto, Si fossi fuoco di Paolo Carlo Munizzi ed al terzo posto, Il mondo addosso di Cesare Mauro. Giovedì 17 aprile. Un distaccamento dei vigili del fuoco a Solofra. L'istanza è stata avanzata all'amministrazione Vignola, che in una delle ultime riunioni di giunta si è espressa in favore di un distaccamento dei caschi rossi. Primo nodo da sciogliere è quello dei locali da destinare a tale scopo.
L'attenzione è puntata sul centro servizi ASI di Via Milito. Giovedì 24 aprile. Il consigliere di maggioranza ed ex assessore all'urbanistica Gerardo De Stefano ha rivolto un'interpellanza al presidente del consiglio comunale ed al sindaco, nella quale chiede di sapere se l'amministrazione comunale intende modificare l'ordine delle priorità dei progetti sottoposti alla regione Campania e per il quale è stato richiesto il finanziamento. Non più Piazza Marello, ma il progetto definitivo esecutivo primo e secondo lotto circa gli interventi per la risoluzione dell'emergenza idrica del territorio. Progetto altresì definito esecutivo e quindi cantierabile ed idoneo ad essere proposto per il finanziamento della regione Campania. Sabato 26 aprile. Ha rischiato di finire in tragedia una lite stradale. Il fatto si è verificato in via Starza del Conte. Un'auto con a bordo un giovane ha rischiato di investire un anziano che stava attraversando la strada. Tra i due è nato un litigio, durante il quale l'autista, ad un tratto, è entrato in macchina, afferrato un coltello ed ha minacciato l'anziano. L'accaduto ha richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno immediatamente dato l'allarme. Sul posto, gli agenti della Polizia Municipale e i carabinieri della stazione cittadina hanno bloccato l'autista e, dopo aver espletato le formalità di rito, lo hanno denunciato a piede libero. Il coltello è stato posto sotto sequestro. Domenica 27 aprile. Incidente stradale in via Carpisano. Tre i veicoli coinvolti: una Renault Clio, una Fiat Panda e una Lancia Y, di cui quest'ultime due alimentate a GPL. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Solofra ed i vigili del fuoco della centrale operativa di Avellino. Per Solofra Oggi Web TG, anche questo mese è tutto. Io vi ringrazio, Carmine Russo, alla prossima.